Oggi è un riconoscimento alla grande tradizione giuridica napoletana, che è una tradizione straordinaria. Il riconoscimento a un uomo che ne è stato uno dei più grandi esponenti, presidente della Corte Costituzionale, oltre ad aver ricoperto ruoli molto importanti. È anche una persona che ha saputo servire lo Stato sempre con grande competenza, con grande sobrietà e con grande umiltà, come è stato ricordato. Il Palazzo di Giustizia di Napoli da oggi porta il nome di Alessandro Criscuolo, presidente emerito della Corte Costituzionale e per oltre 50 anni protagonista dell'esperienza giudiziaria italiana e della tutela dei principi e dei valori della Costituzione della Repubblica. Il Comune di Napoli aveva approvato in giunta, su proposta del sindaco, l'adesione all'iniziativa ed oggi alla cerimonia è intervenuto anche il ministro della Giustizia, Marta Cartabia. Quando il procuratore Riello nelle scorse settimane ha sollecitato questa intitolazione, l'amministrazione subito ha risposto, noi abbiamo come amministrazione comunale subito aderito a questa proposta, soprattutto per il profilo che il magistrato Alessandro Criscuolo rappresenta. Credo che mai come in questo momento noi abbiamo la necessità di ricordare figure che abbiano rappresentato le istituzioni con competenza, sobrietà, capacità di servizio. La sua figura lo rappresenta interamente questo profilo, proprio per la sua capacità di aver sempre operato nell'interesse della collettività, nell'interesse dello Stato e di aver sempre speso la propria persona nella rappresentanza e nell'istituzione. Io sono particolarmente lieto che questo Palazzo di Giustizia venga intitolato ad Alessandro Criscuolo perché è un simbolo di un servitore dello Stato che ha messo davanti a tutto l'interesse collettivo e il senso di servizio all'istituzione, rispetto anche a quelli che possono essere tutti i comportamenti personali. Quindi porto con grande piacere il sostegno e la condivisione di questa scelta e un saluto particolare alla famiglia che in questo momento vede anche il riconoscimento di una carriera a servizio dello Stato.